Sai come si chiama il direttore della fotografia di... uno dei più grandi direttori della fotografia di Hollywood? Tore Storace. Eduardo Serra. Ma davvero? Sì, mio padre. Ma tipo in Unbreakable. Anche un regista, mi sa. Non lo so, forse anche un regista. Sai come si chiama l'ex ministro della difesa spagnolo? A questo punto dirò Eduardo Edu Serra. Saresti bravo, bravo. Edu Serra, detto lui, che mi è piaciuto. Sì. Lui corra, cioè, fa queste cose facili. Hai capito che ha imparato? Era ovvio. Sì. Fratello. Vai avanti. Giusto. Mi piacciono queste cose con la risposta col delay. Fino a quando tu non schiacciavi il triangolo, lui non avrebbe mai risposto. Pronto, Tarzan? Sì. Sì. Quindi? Credo che tu debba lanciarti. Lanciarted. Uncharted. Sai che sono belli questi gameplay? Sono rilassanti e simpatici. Sì, è esattamente quello che vogliamo fare. Vogliamo rilassarci. Ci facciamo fare le grafiche da una brava, però solo a... Da una brava. Cioè, ce la facciamo da una brava. Però solo... Questa grafica non sa da fare. Solo a faccette, senza niente. Qua non gli andavate a lavorare, le texture delle finestre. Ma ti dirò, aspetta. No, guarda. Ma ti dirò. Ti dirò. Forse devo scendere. Quello è un rosone. Un rosone, ecco, siamo... Beh, questa non è brutta. C'è di nuovo, attenzione, c'è di nuovo il gomito malandrino. No, ma qui c'è un po' meglio. Non lo so. Appena si alza... Però, ah, però pare sempre uno scafoide rotto. Sì. Però mazza che bello. Sì, ma lui meno, però pare... Lui meno, il rosone pare un po' di Spider-Man dopo essere caduto. Non essere caduto da una guerra. Non essere caduto è un... Non essere film, caduto. Essere caduto. Oh! Essere caduto da Civil War. Il problema è che fino adesso è Assassin's Creed. Sì, in parecchio. Vabbè, ma... Te lanci da là, c'è un'aquila. Abbiamo un facco che caca sul... sulla paglia. Vado? Oddio, rischio. Te fai male! No, sì, ma sono 10 metri, ma stiamo scherzando. Ma sì, te fai male! Ma che cazzo così? Vai così. Sì, vabbè. Sì, ma chi ha fatto sto salto? Non va più il culo, Nada. Ninja Warrior. Gli elastici nelle caviglie. Va bene il Cina, va bene Indiana Jones, va bene il Tevare, ma mortacci tua. Qua abbiamo un po' cagato fuori dal vaso. Esatto, ma poi sbaglio, siamo sempre intorno allo stesso palazzo. Secondo me non solo scende in giro. Comincio dalla finestra iniziale e torni a dormire. Siamo... Adesso possiamo andare a dormire. Ma dove stanno andando? Loro non hanno detto in realtà. Cioè la forse loro non l'abbiamo sentito. Lui vuole solo scappare perché sennò gli emenano. Vado, Vado? Sono bravissimi a tirare al lazzo le pali della luce. Proviamo. Wow. Porco. Ecco. Aia. Ah, però come mori, cioè. Cioè, ha fatto dei voli incredibili. Dai. Vabbè, allora aspetta. Ok. Bravo. Suggerimento. Ok. No, non cre... Proviamo. Pare, era facilissimo allora. Ah, vabbè, era così. X all'apice dell'oscillazione per saltare la distanza massima. No. Ora. Oh. Vabbè, là così facile, pensavo fosse più complicato. Tutto questo va andando da una sola che fumava. Ok. Ma qua, lui ha una quantità di rampini infinita. Perché poi li lasciano tutti lì? E no, ma dai, fa prima! Senza che ride, c'era appunto. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Ah, perché c'è il cancello, ecco perché per i tetti, no? Che te ne pare? Non hanno sudato neanche. Wow, hai preso la 2,50. Comunque lui è veramente Josh Brolin di Goonies. No, netta citazione ai Goonies. Anche la moto, insomma. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. E guarda che lui assomiglia al fratello più piccolo, Josh Brolin, che poi è il protagonista. Come si chiama? Quello che fa Sam in... Robin, si chiama. Quello che fa Sam in Il Signore degli Anelli. Quando fai queste sorprese è perché... cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo. Ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso. Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Che bello, ragazzi. Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto.
Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Ragazzi, guardate sempre la fotografia, caldo, freddo. Sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Ragazzi, graffio, sì. Ragazzi, guardate la pelle. Ah, passata in galera. Aia. Perché sempre piano dei spanici? Ah, perché siamo un paese spagnolo. Quindi mo semenamo. Cavemos con este. Fatti sotto. Aia, mazza. C'è un gancio motore. Dov'era la guardia dello spagnolo? C'è un galeste, gringo, sa peleare, eh? Era un triangolo, vero? No, quadrato. Non me lo dicono. No, sì, forse dovevi prendere queste due crine. Sì, devi prendere. Sfuggi. Triangolo. Bravo. Che tal adesso? Geniale. A pezzo di me. A pezzo. Sì, il calcio lo ammazza uno. Sì, ho capito, però. Cioè, è Messico-Italia. Italia, però. Nathan Drake. Nathan Drago. Nataniello. Nathan l'hai tradotto? Non c'è. Natalino. Natalino, balazzo. Natalinotto. Aia. Ah, stronzo! Sai che crocca. Sì, pendejo. Pendejo. La regia, ragazzi. Guardate la regia. Li senti, voi, eh? Ma come faccio? Oh, si poteva imparare. La vibrazione uscita che ti arriva. Ah! Oh! Come merda! Mangia merda! Stai per morendo come merda! Non è colpa mia! Stai per morendo! Questo fa male, eh! Oh! Tien! Dai e giù! Boh! 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 No! Ma perché proprio adesso? Certo, stava appena prima stava a morire. Lui è giovane qua. Figo come merda. Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. No! Solitaria! Caglialo! Solitaria nella notte, va. Questi sono i polizia. Genitalia. Questa bella divisa di merda. Quello era il sergente Garcia. Sì. Guarda gli stacchi. Prima dell'operazione. Anzi, è un film, cioè. Sì, sì. Forse un po' troppo. No, stai fizzo. Apre. Che a te piace il cinema? Sai com'è? Questo difetto, cioè. Questo grande difetto. Ehi, però, scusami, quell'altro mi picchiava e a me mi mettono là. Quell'altro, che ne sai, che me l'hanno buttato in pasto in mare. Esatto. Gracias.